Scatman's World. Siamo su Far Cry 3, continuiamo. Vai di far. Vai al baretto. Andiamo al baretto. Andiamo al bar, andiamo al bar. Eccolo. Ecco. Corri, Forrest, corri. Devo trovare l'uomo in bianco. L'uomo in bianco. Questo, mamma mia, che bello. Bell'uomo proprio. Beh, un bianco un po' scolorito, però. Saputo del bamboccio. Non parlare del bamboccio. Lo tiri sempre fuori mentre giochiamo. Di chi cazzo state parlando? Il bamboccio scappa dalle prigioni di Vas e poi inizia a fare a fette tutti con un macete. Ah, questa è la versione peggiore di sempre. Hai rovinato la suspense. Forse deve entrare in gioco Hoyt, se è vero. Hoyt concluderebbe in fretta di sicuro. Lo ucciderebbe col suo macete. E non sarebbe la prima volta. Hoyt è un artista. Lo ucciderà quel campione. Dico bene? Che faccia hai detto che aveva? All-in. Bella, dai! Bella mano! Ok. È quello della mia visione. Eh sì. Mi porterà da Kit e Oliver. Quell'uomo è la chiave di tutto, lo so. Sitra ha intensificato gli attacchi. Perché? Segui l'uomo in bianco senza farmi. Poi dopo far... denaro e potere. Sarei andato anch'io. Cosa? Per poco. No. Ma cazzo. Ma che due maroni, che spoccio, madonna. Oh, che palle. Solite epic fail come indiani. Ok. Guarda, questo è il più figo. Quell'uomo è la chiave di tutto, sì. Lo so. Sitra ha intensificato gli attacchi. Perché? Sangue non cattivo. Deve vedermi. Hoyt ha offerto a Vas denaro e potere. Sarei andato anch'io. Ciao. Ciao, Mary. Guarda che bella pancetta. Ciao, Mary. Ciao, Mary. Attenzione. Non mettere il carro davanti ai buoi. Pensiamo a un problema per volta. Ammazza. Poi magari pioverà presto. La stagione non è ancora finita. Perdo di vista. Vaffanculo. Che si fa dunque? Fammi pensare. Bisogna agire. Nascondi. Senti. Fa quel che vuoi. Io non ho voglia di far incazzare in i fattori di colletti, okay? In fondo al mare, la. Devo stargli dietro. Ce le hai le informazioni sui clienti? Le ho scritte. Sì. Non uso spesso la penna. E dire che ho pure studiato. Che penna usi, ecco, amore? Portalo dentro, liberati di lui. Ehi! Fotti, fotti, succhia, succhia, belle parole per te. Lavoro stanotte. Anch'io. Comunque, ragazzi, non capisco il problema dell'audio, perché quando prima di montare non sento l'audio più basso. Speriamo bene stavolta. Cazzo, che è abbassato di brutto il livello del gioco. Non purtroppo con le cuffie niente. Nuove sono un po' complicate. Ha un sacco di opzioni, di roba. Devo un attimo imparare, ragazzi. Ok. Dove cazzo sono io? Sto molto male. Me ne sbatto le palle. Vuoi una medicina? No, non farlo. Prenditi la medicina. Ah. Ti senti meglio ora? Ehi, mister. Dimmi ancora una cazzata e ti ammazzo. Ultimo pompino prima di morire. Ah. Bello, l'ultimo pompino prima di morire.
Che puttane di merda. Che vacconi, ragazzi. Mamma mia, che vacconi. Ok. Occhio. Non devo perderlo. Vitello! Sta invecchiando. Dai. Ok. Bene, entra nella capanna e affronta l'estraneo. Dritto nel vespaio. Hai 10 secondi per dirmi chi sei prima che faccia detonare a distanza il C4 sotto il tavolo e faccia esplodere la baracca come un petardo. Gesù! Ne dubito. 5 secondi. Jason! Jason Brody! Davvero? Sì. Dunque sei il bamboccio? Sì o no? Quale risposta mi fa saltare? Pragmatico. Inizi bene. Ma ti consideri un patriota, Mr. Brody? Vedi, un vero patriota non si limita a mettere la mano sul cuore mentre mangia un hot dog allo stadio. Così è una cazzo di passeggiata e scusa il latinismo. Il vero patriota succhia la tetta della signora Libertà. Quando sente un fratello morto in guerra, il patriota chiede: abbiamo vinto? Ed esulta all'annuncio della vittoria. Allora, sei un vero patriota o uno di quegli hippie figli di papà che frignano se al negozio sono finiti i jeans di marca? Un vero patriota. Bingo, proprio così. Comunque Vasa è il tuo amico Oliver Caswell e io sto cercando Keith Ramsey. Perché li cerchi? Sapere tutto sull'isola è il mio lavoro. Posso aiutarti, ma devi giocare con me. C'è una cosa che cerco. Scambiamoci i favori. Ok. Ci sto. Dritto nel vespaio. Pa-pa-pa-pa. Eccolo qua. Jason. Cosa sei? Una specie di spia? Qui lo dico e qui lo nego. Dai, scherzo. Lavoro per Langley, agente Willis Huntley. Fantastico. Mi serve l'aiuto dell'esercito e del governo. Non puoi. Sono sotto copertura, non in contatto con l'agenzia. Sei qui da solo? No, scherzi. Ho la mia squadra. Sono in missione, ma torneranno. Le scansioni che hanno mandato aprono un bel vaso di Pandora. Ora non posso parlartene, ma fidati. È grande. Sembra enorme. Però mi servono più dati, dalla fonte. Oh. Flammenwerfer. Bello. Lancia fiamme. Questo me lo Questa godo. Bellezza l'hanno inventata i crocchi. Hoyt Volker è il capo del tuo caro amico Vaas. Inoltre gestisce la più grande tratta di schiavi del Pacifico del Sud. E per finire coltiva droga. Se diamo fuoco ai campi alla sua barca, verrà qui in canoa. Io ottengo quel che voglio e scopriamo dove sono i tuoi amici, compri? Mi sembra che lo dicano bene solo i francesi, è una roba francese. Come mangiare le lumache, giusto? Capisci? Sì, sì, capito tutto. Dai, cioè, dammi sta cassa di arma, dai. Comunque, vorrei... eccola. Wow, grazie. Così mi piaci. Ricorda la barca. Va bene. Sì, capito. Mi fido di te per questa cosa di Hoyt. Quindi lasciare l'arco là, vabbè. Cazzo, mi devo ancora fare la... Starò al gioco se servirà a trovare i miei amici. Forse Dennis sa qualcosa su Hoyt. Chiamo il Dennis. Ciao, Dennis. Jason, cosa hai trovato? La visione mi ha condotto all'uomo in bianco. È una spia o qualcosa di simile. Buffo. Non ne ho mai sentito parlare sull'isola. Mi ha detto del boss di Vaas, Hoyt. Hoyt Volker. Stagli lontano, sì. Jason.
Pensi che Vasa sia pazzo, ma tutto il male dell'isola viene da Hoyt. Ha fottuto il cervello di Vas. È lui il burattinaio. Ah. Wow. Ok, starò attento. Dritto nel vespaio completato. Raggiungi e pianta giorni de droga. Raggiungiamo le piantagioni del droga. Vai, Jason. Prepara una siringa. Me la posso preparare. Ma io non ho bisogno di protezione, fiori. Aspetta un attimo, allora. Bella, perfetto. Foglia verde, una mi serve. Foglia blu. Dove la trovo la foglia blu? In culo. Andiamo. Urk. Jason. Parlo con Jason. Pronto. Chi parla? Ehi, mi sa che ho sbagliato. Sto cercando Jason, è lì. Per caso? Ehi, c'è mica Jason? Tu chi sei? Sono Herc. Jason non mi conosce, però mi serve il suo aiuto. Ti mando la mia posizione. Fagliela sapere, ok? Ma la lanciafiamme, Fiori. No, la lanciafiamme me lo godo. Mamma, se me lo godo. Arriva l'albo, arriva l'albo. Lal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 
No, guarda come è fatto il funo. Che gioco, ragazzi. Un graficone da urlo. Ah, mi avete chiesto quanti FPS. Ne faccio 45 di media, tutto a cannone. Merda. Cazzo. Oh. Guarda che figata. No, ciao, ragazzi. Ciao, 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 ciao. Non riesco mai a usare l'arco, però, madonna. Però lanciafiamme è troppo figo, cioè. Purtroppo non ho la mappa perché devo ancora andare sulla torre. Cosa sono? Zenzero selvatico, no? Spera, che spettacolo, vale che spettacolo. Oh, ciao! Dai che ci siamo. Aia! Cumendone rincoglionitus. Speriamo di aver risolto il problema dell'audio. Non ne posso più. Merda. Oh, porca merda. Uccidetelo. Merda. Vai a parlare con Hurk. Hurk. Guarda che roba, ragazzi, va lo spettacolo di Far Cry 3, ragazzi. Uno spettaculus questo gioco. È un sacco d'erba. Forse tutte le piantagioni rimaste. Merda. Sì, mi piace questo affare. Mio Dio! Sto bruciando qualcosa, aia! Salvami! Ti stavo in culo! Cane di merda! Cazzo! Sto morendo, madonna! Sparo in un secondo! E che cazzo, meno però! Meno uno! Guarda che no, no, però ragazzi, questo gioco non, cioè non puoi giocare tranquillamente perché la grafica è troppo figa. Aia! Che pirla! Salvate le piante! O vate, ci uccide! Va, sei un pippone, va, sei un pippone, va, sei un pippone, va, sei un pippone, va, sei un pippone.
qui adesso. Merda. Stop, indietro, indietro. Non capisco cosa si sta facendo. Sto bruciando le cose giuste. Che coglionazzo. Ne mancano tre, figata. Allora. Ok. Merda, sono quasi a secco. Forse i pirati hanno delle scorte in giro. Speriamo, invece. Oh, in cura. Ok. Vediamo che succede. Pianino, pianino, pianino. Anche qua rischio anche di morire, cazzo. Stai solo cercando. Vieni fuori. Merda. Madonna, Fio, non mi ricordo mai. Che coglione che sono. Vediamo cosa fai. Smetti di sparare, figlio di puttana. La valutiascia, una qua, qua dietro. Merda, merda, merda. Oh, che io per carità sono una pippa obesa e lo so che mi spara. Devo prima ammazzare quelli là perché sennò. Ok, allora prendiamo un po' di risposta. Lancia missili, c'è. No, se c'è lancia missili lo prendo subito. Che cazzo è che no, fioi. Ma vaffanculo, merdoso, schifoso pezzo di merda. La dietro. Ho un proiettile col tuo nome sopra. Ma mangiami il cazzo, coglione. E tu hai sbattato. Vaffanculo. Che palle, quanti ce ne sono di stronzi. Con calma, con calma, che affermo. Ma crepa. Madonna. Arriva il bombardone. Ma vai in culo, ti è il bombardone. Guarda come crepa. Guardalo. Che bello. Ti mangerò il cuore. Ma mangiami il cazzo. Fuoco! Muovite, muovite, vecchio, muovite. Vediamo cosa sai fare, merda. Oh, i miei volti, proprio bei i miei volti. Sta morti. Ma guardalo. No, no! Guardalo, guardalo, guardalo! Guardalo, moonwalk! Merda, merda, sono una pippa! Ancora gente che sei mio, Dio! Merda! Di chi è quel corpo? Ti ho preso, stronzo! Vado fuori! Aia! Carne fresca! Cazzo, muoviti, curati, curati! Curati, Frocio, curati! Che culo di merda! Vediamo cosa sei fare, merda! Oh, basta con questi complimenti. Ti aspetta un po'.
Ecco il numero 3. Troppo bello! Ah, guarda, una roba grande. Che bello. Se buttiamo giù questa. Sei fottuto, stronzo! Aia. Ok. Bella sta missione, cazzo. Sono rognosi, però sti qua, mamma mia, di sì. E il numero 4 va in fumo. Certo che Jason qua si fa più canne di... Uccidete quello stronzo, fanculo. Fuoco! Cazzo. Quanti minchia sono sti obesi pezzi di merda. Hai capito? Crepa. Allora. Abbiamo tutto. Andiamo con calma, che me la voglio godere sta missione, è proprio figa, Dio santo. È proprio una figata. Quella mi manca, ok. Non mi fa paura, stronzo! Ok, mi manca questa, mi manca questa. Amor mio, amor mio! Basto io, basto io! Na 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 na. Amor mio, amor mio, basto io, basto io. Bella, praticamente è andata. E il 5 chiude le danze. Sei morto. Beppa. Questo? No, questo è un figo, Fe. Questo è figo. Ho un proiettile col tuo nome sopra! Bella! Dove cazzo devo andare? Non hai scampo! Distruggi la barca! Muovi te! Vado a fuoco! E ora pensiamo alla barca. Merda no! Coglione! Usa lanciarazzi, ma è troppo tardi. Dove lanciarazzi? Vai! No, se sta andando, cazzo! Non ce la faccio, no, vaffanculo. Vabbè, raga, la barca la buttiamo giù nella prossima puntata di Far Cry 3 e le vaneggiate del Comandore. Ciao! Jingle bell, la 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 la.